la crisi, il 42% dei toscani contiene la spesa, sprechi e caccia gli sconti e si torna addirittura a fare il pane in casa, una delle tendenze più ambite per questo periodo. Siamo con Coldiretti, con il presidente di Coldiretti Toscana, Tullio Marcelli. I dati sono abbastanza chiari, la crisi sta facendo svolgere una serie di comportamenti ai cittadini che vanno da un lato dal consumare meno e quindi penso essere più attenti nell'acquisto e avere meno sprechi, e dall'altro di ricominciare a fare una serie di cose in casa, il pane, la pasta e simili. Questo perché evidentemente si ritorna al passato, perché comunque la gente sta capendo che le minori entrate che ha, i minori soldi che ha, li deve spendere meglio, nel senso che comunque ha bisogno di spendere meglio le risorse che ha, e questo lo fa sprecando meno. Credo che questa indagine ci dica come il cambiamento dei comportamenti d'acquisto sia dovuto non solo alla crisi ma anche alla consapevolezza della qualità del cibo, perché una parte dei cittadini toscani, circa il 30%, è disposta a spendere anche qualcosa di più per prodotti di qualità, magari comprandone un po' meno. E poi invece c'è un altro lato, quello degli acquirenti che comprano prodotti però più scadenti perché costano meno. Sì, c'è circa un 4%, questo è un dato un po' preoccupante, anche se di modesta entità percentuale, ma di un segnale molto preoccupante, perché il 4% degli intervistati in Toscana dice che compra prodotti di scarsa qualità o comunque di marche, sottomarche, che costano poco, per cui l'unico elemento di discrimine per l'acquisto è quello del prezzo. E questo è preoccupante, perché lì vuol dire che siamo arrivati ad una soglia di reddituralità o comunque di risorse che hanno le famiglie, che consente più di fare quella scelta precedente, cioè quella di scegliere i prodotti in base alla qualità o anche all'uso del consumo. Deve guardare solo il prezzo. Questo è un segnale molto molto preoccupante. E poi c'è un dato importante che ormai davvero è alla portata di tutti, che è quello dell'inseguimento degli sconti anche a tavola. Sì, qui c'è circa il 29% degli intervistati che dice che vanno a cercare le offerte. Io credo che questo dato nel tempo si ridurrà, perché comunque è vero che l'offerta è il primo sinonimo di attrazione, però se la gente si rende conto che consumando meno riesce anche a comprare prodotti di qualità perché spreca meno, alla fine il costo per la spesa alimentare sarà lo stesso, ma la qualità della vita sarà sicuramente superiore.